Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Sono arrivato in Giappone, però non è di questo che vorrei parlare, ma di quello che sta succedendo in Italia, perché ho visto anche la televisione questa mattina in Giappone e si è parlato della reazione che sta avendo l'Italia nei confronti del coronavirus e di quello che tutte le persone asiatiche stanno subendo in Italia da parte di molte persone razziste che sinceramente mi fanno molto più paura del coronavirus. Ho ricevuto anch'io delle minacce da una persona, quindi volevo risponderti in questo video. Vi ricordate che io qualche giorno fa avevo fatto il video sul coronavirus e di come sono molto più spaventato della stupidità di alcune persone nei confronti di questo virus rispetto che al virus stesso? Bene, mi è arrivato questo messaggio, ve lo lascio qui, che mi diceva comunque di morire e che spera che tutti i cinesi o comunque le persone asiatiche che hanno portato questo virus nel nostro paese, nostro, io mi fa anche arrabbiare che questa persona definisca l'Italia il suo paese, perché persone come te non sono assolutamente, non sono italiane, non voglio neanche che facciano parte di questo mondo, solo delle persone frustrate che non so che problemi hanno. Però che spera che tutte noi moriamo di questo virus, che siamo lo schifo dell'umanità e che se mi vedi in giro non picchierebbe solo i cinesi, ma picchierebbe anche me. Non so, ragazzi, io non so davvero che dire, cioè non pensavo che la stupidità di alcuni elementi arrivasse a questo punto, però davvero io ho visto un sacco di notizie in questi giorni, cioè io non riesco più a riconoscere l'Italia, ma cosa sta succedendo? Cioè, mi sembra, è come se questo virus abbia permesso alle persone che celavano il loro razzismo di poterlo manifestare nel peggiore dei modi. È come se queste persone, adesso che c'è questo virus, sono legittimate a sfoderare tutto questo razzismo che è veramente terribile. Cioè, io non so neanche cosa dire. Cioè, ho letto veramente tantissimi messaggi. Sono un po' sollevato che a caso sia tornato a vivere in Giappone. Infatti, anch'io sono tornato a vivere in Giappone. Sinceramente, non lo so, sono abbastanza senza parole. Tutta questa questione mi fa male. Se qualcuno non lo sa, volevo leggervi adesso alcuni articoli di giornale, alcune notizie che parlavano appunto di questi fatti che stanno avvenendo, che hanno un che di incredibile. C'è stato un cameriere filippino di 31 anni che è stato picchiato da tre ragazzi su un autobus nella zona di Cagliari. Poi c'è stato un altro caso di una cinese che è stata aggredita prima verbalmente e poi fisicamente, è stata riempita di botte da questa, non so se erano una coppia, comunque da questo uomo e donna sulla quarantina. Sei una cinese di M, hai il virus, vattene. E anche a Venezia dei ragazzi avevano aggredito ed insultato una coppia di cinesi in vacanza. Non ho parole, cioè io non sto riconoscendo l'Italia, mi fa veramente schifo, cioè non capisco che stia succedendo. Su Twitter stanno girando un sacco di screenshot anche di una ragazza di origine filippina a cui è stato detto proprio su Instagram: sparisci coronavirus, vai a lavarti con acido. Inoltre c'è anche un video che sta girando di questo uomo che è stato attaccato in un supermercato, tra l'altro un filippino, come se tutti gli asiatici fossero uguali. E anche in realtà vicino a me, come sapete, io sono trentino, in un posto molto vicino a Bassano del Grappa, c'è stato un ragazzo cinese che è stato insultato e picchiato soltanto per il fatto che era cinese, addirittura con una bottiglia di vetro, ma vi rendete conto? Questo è un episodio che non può trovare giustificazioni, non c'entra nulla il virus, non c'entra la difesa della propria salute, più semplicemente e drammaticamente. Si tratta di odio e discriminazioni che trovano in questo momento difficile per tutti la scusa per manifestarsi. Ragazzi, io non so che dire, non lo so, cioè sinceramente alcuni giorni fa io sono tornato in Giappone, qua adesso a fine video vi lascerò le immagini del mio ritorno per finire un po' questo video in maniera un pochino più allegra. Però ho anche letto di una ragazza che era venuta qua in Italia, cioè qua là, in Italia con Intercultura, che anche lei ha subito
comunque degli episodi di razzismo, a degli amici di a caso comunque che erano cinesi e andavano a scuola con lui, hanno avuto un episodio in cui delle persone gli hanno sputato in faccia. Io conosco un sacco di persone giapponesi che vivono in Italia, ho letto i loro tweet, erano delle persone che erano veramente dei grandi amanti dell'Italia, ma con tutto questo che sta succedendo non vedono l'ora di tornarsene, andarsene via dall'Italia perché davvero non si sentono sicuri ed è davvero una vergogna per il nostro paese. Io spero che la persona che mi ha mandato quelle mail e tutte queste persone che si stanno comportando in questo modo schifoso, veramente schifoso, paghino per tutto quello che stanno facendo perché è inaccettabile un comportamento del genere. Comunque, che dire, io sono tornato in Giappone, adesso vorrei farvi vedere un po' di immagini, ancora non ho tempo di farvi vedere la casa, però è veramente carina. C'ho tra l'altro una finestra proprio qui sopra, poi ve la farò vedere. Comunque ragazzi, in molti mi hanno chiesto via Instagram e anche tra i commenti su Facebook che cosa succede adesso se praticamente vai dall'Italia al Giappone. Allora, in realtà pure io ero un po' preoccupato perché appunto c'era stato questa escalation del coronavirus in Italia, però io arrivato al Giappone, io sono arrivato il 25 di febbraio, non mi è stato fatto nessun test, non mi è stato chiesto niente, sono entrato normalmente. Non so se sarà così anche per le prossime settimane, però al momento io non ho avuto nessun problema. Spero che chi verrà in Giappone non avrà nessun problema di questo genere e io spero davvero che la situazione migliori perché davvero penso che il modo in cui l'Italia sta gestendo questo virus è spaventoso e davvero mi spaventa più del virus stesso. Tra l'altro la cosa ironica, se volete, è che sembra che questo virus sia stato diffuso tra l'altro da un 38enne italiano, è stato lui il paziente zero in Italia, quindi non era nemmeno cinese, quindi è davvero orribile che la comunità cinese o in generale la comunità asiatica deve pagare e deve subire questi comportamenti di razzismo che sono spregevoli. E questo è dire poco. Domani non so se uscirà un video, se arrivo vi girerò un video un po' più divertente di questo, non lo so. Questo era un video speciale che volevo fare per così chiarire un po' la situazione. Noi ci vediamo al prossimo video, se non ci sarà un video domani comunque ci sarà martedì. Voi in ogni caso passate per il canale che non si sa mai. E se questo video vi è piaciuto e volete che venga condiviso questo messaggio, vi chiederei di lasciare un mi piace e commentare questo video. E se ci sono delle persone che hanno qualcosa da ridire, fatelo, fatelo, che così vi rispondo a tutte le persone che pensano che sia giustificato. E se ci sono persone che ritengono che questo comportamento di queste persone sia in qualche modo giustificabile, mi riferisco a questi italiani che hanno picchiato dei cinesi, vi chiederei di commentare qui sotto perché vi risponderò personalmente a ciascuno di voi. Un ciao da Seba e noi ci vediamo al prossimo video. Questi sono i miei amici che sono venuti a salutarmi perché si sa, potrebbe essere il mio ultimo viaggio in Giappone. E cosa sto per fare? Sto per prendere questo volo, non so come andrà, spero che andrà tutto bene. Ho paura per l'arrivo perché comunque potrebbe essere che con tutti i casi che sono stati trovati in Italia, ci sono più casi in Italia che in Giappone, potrebbero anche fermarmi. Quindi se la seconda parte di questo video sarà su Seba in quarantena, aspettatemi un video al giorno perché mi annoierò a morte. A me sai cosa fa ridere? Secondo me è stata colpa mia che è partito perché ho fatto il video. Non allarmatevi, non allarmatevi. C'è tempo una settimana, è successo Devi stare una tranquillo, pandemia. Vabbè, comunque ragazzi, vi aggiornerò. Sarò un cesso per tutto il volo perché avrò la maschera. No, quella mi migliora. Però avrò la maschera in faccia e sarò tipo la maschera da sub. Vabbè ragazzi, non lo so, la situazione è, insomma, non è delle migliori. Non ho mai preso un volo in queste circostanze, ma speriamo che sia tutto ok. Ciao, come va? Bene, sono nudo in vasca da bagno. Sto andando in aeroporto. Stai venendo in Corea a trovarmi? No, guarda, ma lo sai che adesso l'Italia è peggio del Giappone quanto a casi? La Corea cos'è? Seconda Eh adesso? sì, seconda, seconda, per una volta siete sopra il Giappone. Hai visto? Siccome, non lo so, potrebbe essere la mia ultima chiamata, volevo salutarti. C'è Molto bene. qualcosa che vuoi dirmi? Hai già fatto il testamento?
persona maligna sei, una persona maligna. Scusa, io potrei morire e tu ti preoccupi del testamento. Ti apri una casa in Giappone, la vedi così? Ma no, io la volevo comprare dopo le Olimpiadi, ma ormai cosa la compro a fare? Le Olimpiadi le faranno nel 2026. Ah, ma non le fanno più davvero? Ma non lo so, ma secondo me le spostano perché, cioè, io non me la sento di gareggiare quest'anno. Sinceramente, non so se partecipi tu, ma... Lancio del parrucchino. Va bene, comunque ci aggiorniamo, dai, vado che devo finire il testamento. Ah, guardami le placche. Fatto. Non so. Par di essere un Resident Evil. E in compenso penso che il volo sia voido. L'aereo è completamente pieno. Ti aggiorno su sai che succederà. Sì, dai, tienimi aggiornata perché sono più agitata. Ma comunque c'è, cioè, è più preoccupante star qui in Italia. Guardami le placche. Non mi risponde. Questo è il mio look, vedete, c'ho una maschera, c'ho questi occhiali da sole, questo cappellino, questa maschera e sotto c'ho un'altra maschera che però passerà inosservato. È il mio look anti-coronavirus. Sto andando in aeroporto, sai che sto partendo. Ti hai detto che partivi oggi. Volevo sapere se volevi dirmi qualche ultima parola nel caso succedesse il peggio. La Madonna, che cazzo deve succedere, che cade l'aereo? No, questo non l'avevo neanche messo nell'ipotesi. Metti che appena salito sull'aereo trovano uno che ha corona e siete tutti lì bloccati, non puoi scendere. No. Come sto? Vabbè, allora o ci ritroviamo nell'aldilà o se no quello che rimane vivo fa un bel funerale all'altro. Sì, ma Giorgia, io andrò in paradiso e quindi col cazzo che ci vediamo. Bene, siamo arrivati in aeroporto a Malpensa. Si parte. L'aeroporto è pieno di persone con la maschera, me incluso. Allora ragazzi, questo è il mio aereo e niente, si sta per partire. Vi aggiornerò poi come andrà il viaggio. Ciao. Approximately 10 hours later. Bene, allora sono arrivato in Giappone sano e salvo, non è assolutamente successo nulla. Saluto a tutti. Ciao a tutti, chi è che è lì? No, sto facendo il video. Ah, boh. Ciao. Sono stremita, te me fai? Rispondo pure al telefono se so che dopo te lo metti sul video quel che ti rispondo. Potevo vederti le placche.